Secondo video sul piriforme, quindi piriforme 2, sembra il titolo di un film. Andremo ad abbinare un allungamento relativamente veloce della parte posteriore della coscia e dello psoas. Come ho detto nel primo video, che se non sei andato a vedere, ti invito ad andare a vedere perché è fondamentale. Dico sempre la stessa cosa, ma è vero. C'è sempre un coinvolgimento dello psoas quando si parla di piriforme, perché entrambi gestiscono in parte la posizione del bacino. Quindi primo esercizio: mi metto nella posizione per strecciare lo psoas. Se ho difficoltà o ho dolore nel ginocchio di appoggio, metterò un cuscino. Da qui metto le mani sulle ginocchia, faccio un buon passo per non ritrovarmi a fare questo. Nello specifico, vai a vedere i dettagli sull'allungamento dello psoas, così da non sbagliare l'allungamento del piriforme. Schiena dritta, si inspira, si sta fermi, fuori l'aria, si scende giù. Leggerissimo allungamento dello psoas, avvertiremo tensione in questa zona, per poi cambiare, strecciare e allungare in avanti portando le mani a terra. Se non arrivo con le mani sul pavimento, posso mettere due blocchetti di yoga o posso mettere due supporti. Una volta che ho finito l'allungamento in questa posizione, provo chiaramente a portare la fronte giù, piuttosto che, primo obiettivo, appoggiare le mani. Terzo, intraruoto l'arto inferiore, quindi faccio una leggera intranotazione e si rilascia. Uno, schiena veloce. Due, psoas, spingo in avanti. Tre, scendo dietro, porto il piede a martello. Se non riesco, potrà essere anche piegato, ragazzi, perché per qualcuno non riuscirà magari a distendere il ginocchio. Se riesco, leggermente piegato, se riesco ancora di più disteso, se riesco piede a martello, se riesco fronte sul ginocchio, se riesco la smetto di dire se riesco. Ultimo, intraruoto l'arto inferiore. Si ritorna e si sale su. Partiamo in ginocchio, possiamo partire anche in piedi, va bene lo stesso. Uno, poggio i talloni. Due, provo ad allungarmi un pochino. Se sento che la tensione è troppa, posso mettere un supporto e stare un pochino più alto con la schiena. Non distendo completamente le gambe, almeno all'inizio. Sollevo le punte dei piedi, le intraruoto, le intraruoto, le intraruoto e mi allungo in avanti. Uno, rialzo le punte dei piedi, le riporto comode. Due, scendo in avanti. Se riesco e non è troppo sfidante l'esercizio, posso renderlo un pochino più intenso distendendo le ginocchia alla fine. È un movimento innaturale dell'arto inferiore, per cui lo farò con molta parsimonia. Uno, poggio il tallone. Due, intraruoto l'arto inferiore, testa sempre giù a penzoloni. Tre, prova a distendere le ginocchia, prova a distendere le ginocchia. 4, se sto in appoggio chiaramente, perché le mani devono stare sempre in appoggio, o sul pavimento, o sul supporto, o sulle gambe, mai le mani nel vuoto. Qui, una volta che ho intraruotato e disteso le gambe, posso provare ad allungarmi in avanti. 1, ritorno. 2, 3, scendo giù. Era la nostra seconda routine sul muscolo piriforme. Se il video ti è piaciuto, condividilo. Soprattutto, se il video ti è piaciuto, invialo a delle persone che hanno problematiche con questo muscolo, problematiche di sciatalgia, perché potrebbe tornare molto, molto utile. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi.